Anticipazioni settimanali puntate Love is in the Air da lunedì 21 a venerdì 25 marzo 2022. Che male la signora Yadigar, per desiderio di quest'ultima, vanno a casa di Aida e Sekan per chiedere la mano di Aidan. Intanto, Kerem scopre di essere stato ammesso all'università con una borsa di studio al 75% e ipotizza di posticipare l'inizio del nuovo percorso all'anno successivo. Non è l'unico a dover far fronte a un momento di ristrettezze, Serkan e i suoi soci scoprono a chi appartiene realmente l'edificio in cui si trova Artlif e Sekan vorrebbe cambiare sede, ma le finanze non lo permettono. Nel frattempo, Aifer propone a Melo di mettere alla prova Burak per capire se lui sia davvero il candidato ideale per lei e Burak affronterà la prova. Aidan, in crisi di identità e alle prese con l'asfissiante suocera, appesantita dall'anello che le è stato regalato, lo lascia sul tavolo del giardino. Ken, che si è messo in testa di sposare Kiras, lo vede e lo porta in dote alla bambina. Kerem è in cerca di soldi per iscriversi all'università. Trame Love is in the Air prossima settimana, Serkan vorrebbe sapere il nome del bambino. Serkan e Engin Bati beccano rinfacciandosi l'accusa di aver indottrinato i figli sulla questione del matrimonio. Nel frattempo Kerem comunica a tutti di aver risolto il problema economico che gli impediva di iscriversi all'università e viene subito sospettato del furto del prezioso anello di Aidan. In realtà è stato Burak ad offrirsi di aiutarlo economicamente, ma ha invitato l'amico a mantenere il segreto. Eda è sempre alle prese con l'atteggiamento asfissiante e iperprotettivo di Serkan in merito all'arrivo del figlio maschio, atteggiamento che spinge il dottor Jenka a rinunciare all'incarico, sostituito da uno di fiducia di Serkan, tale Hayati Onem. Eda decide che partorirà in acqua ma Serkan non è d'accordo con questa scelta. Nel frattempo Kerem viene ingiustamente accusato del furto del prestigioso anello di famiglia di Yadigar. Kerem, accusato del furto del prezioso anello di Aidan, prova un tale disagio da indurlo a rinunciare a proseguire gli studi universitari e accettare un lavoro in un'altra città. Eda, nel frattempo, si dimentica del compleanno di Serkan ed escogita un piano per organizzargli una festa a sorpresa. Melo però ha già organizzato tutto insieme ad Aifer e Burak. Siamo quasi giunti al gran finale di Love is in the Air, la soap turca che ha fatto innamorare il pubblico di Mediaset. Prima di dire addio alla serie che ha come protagonisti Serkan Bolat ed Eda Yıldız, scopriamo qualche intrigante anticipazione che riguarda le nuove puntate, presto in onda su Canale 5, e la vita sentimentale della dolce, quanto sfortunata, Melo. L'amica di Eda ha chiuso con Burak, ammettendo di sentirsi un ripiego per lui e di sognare un amore più grande e folle. Accidentalmente, Melo ha ingerito l'anello di fidanzamento che Burak ha nascosto nel drink della fidanzata, ed è corsa all'ospedale terrorizzata. Proprio qui, Melo avrà un colpo di fulmine che le farà provare le famose farfalle nello stomaco, e questa volta il sentimento sarà ricambiato. Anticipazioni turche Love is in the Air, Melo in ospedale. Dopo mesi di corteggiamento, affranta dalla prospettiva che non l'avrebbe mai notata, Melo ha conquistato Burak e i due hanno iniziato a fare coppia fissa, tanto che l'amico di Eda si è deciso a comprare un anello e fare la fatidica proposta di nozze. Purtroppo, proprio in quel frangente, Melo ha rovinato tutto rivelando a Burak di aver capito che il loro amore non avrebbe potuto essere reale, sentendosi lei un ripiego dopo aver scoperto che l'uomo è da sempre stato invaghito di Eda. Così, la proposta di matrimonio è stata rovinata e Burak ha completamente dimenticato di avvertire Melo che nel suo drink è stato nascosto l'anello di fidanzamento, che è così finito nello stomaco della giovane. Terrorizzata, Melo chiederà ad Aifer di portarla in ospedale il prima possibile. Love is in the Air, le anticipazioni turche. Melo giunge in ospedale, dove Aifer incontra un uomo misterioso che l'affascina, e si sottopone ad un check-up completo, per sincerarsi del suo stato di salute.
Il giovane medico che si occupa della sua diagnosi si mostra estremamente impacciato in presenza di Melo, che non può fare a meno di rimanere molto colpita dallo sconosciuto, avvertendo per la prima volta dopo tanto tempo le famose farfalle nello stomaco. Il dottore confesserà a Melo di averla notata al bar di Burake e di avere un grande interesse per lei, tanto da spingere l'amica di Eda ad osare chiedere un appuntamento romantico. Melo trova l'amore nelle nuove puntate di Love is in the Air. Emozionata per l'accaduto, Melo organizzerà l'incontro al bar di Burak per poter conoscere meglio l'affascinante giovane medico ma, per timore che lui si tiri indietro all'ultimo, l'amica di Eda si metterà in una scomoda situazione. Melo, infatti, pregherà la segretaria dell'ospedale di darle il numero personale del dottore, così da evitare di essere scaricata all'ultimo. Ma per motivi di privacy sarà impossibile ottenerlo nonostante la grande insistenza. Per fortuna, il dottore ascolterà la conversazione e interverrà per rassicurare Melo, dandole il proprio numero di telefono con la promessa di vederla al più presto. E così, finalmente,